tutti senza voce. 91-74 però in campo, la grinta c'era soprattutto nella seconda parte della partita. Il commento di Giorgio Broglia. Sì, hai detto bene, primo tempo abbiamo giocato bene in attacco, però a mollo in difesa, abbiamo subito 46 punti che se vuoi vincere le partite, andare avanti nei playoff, non puoi assolutamente farlo, soprattutto in casa. Secondo tempo abbiamo stretto la difesa, abbiamo continuato a giocare in attacco passandoci la palla, perché se giochiamo passandoci la palla non possiamo perdere una partita. E in difesa soprattutto abbiamo stretto, ci siamo aiutati, abbiamo fatto rotazione, abbiamo fatto quello che preparavamo in settimana, che ci è venuto bene soprattutto il secondo tempo. Abbiamo confermato che gli alti e bassi fanno parte della stagione di questo Orzinuovi. In casa spesso siamo a un livello da primi posti, fuori casa veniamo da 7 sconfitte nelle ultime 8. Ti sei fatto una ragione? Purtroppo è un po' l'andamento della stagione, a cui non siamo ancora riusciti a trovare un bando della matassa per ribaltare la situazione, però secondo me quando tendiamo che iniziano a pressarci a mettersi male addosso, che andiamo un po' in affanno, come diceva giustamente coach in settimana, tendiamo a voler risolvere singolarmente la situazione. Invece se quando giochiamo fuori casa, questa cosa qui, con magari un arbitraggio più casalingo e i giocatori di casa che si esaltano sui nostri errori, andiamo molto in difficoltà. Dobbiamo cercare di fare quel passettino in più per cercare di ribaltare la differenza campo che nel playoff avremo a sfavore, e quindi o ci svegliamo adesso o non ci svegliamo più. Io mi sono comprato un maglioncino verde speranza, sperando che la stagione si allunghi così e presto, anche per tirare delle conclusioni. Però dal punto di vista anche extracestistico, come ti sei trovato in questa tua esperienza Orzinuovi? Ah, niente da dire, perché siamo trattati qui come dei figli vengono trattati in famiglia, quindi non ci manca niente. Purtroppo in campo più di una volta abbiamo mancato di, soprattutto di prestazioni, perché comunque il risultato può venire, ma le prestazioni a volte dipendono comunque da noi. E niente, mi dispiace un po' per l'andamento della stagione, però con questi playoff potremmo dirla no, secondo me, perché ci stiamo allenando bene. Secondo me stiamo facendo un passettino nel cercarci, nell'aiutarci in difesa e passarci la palla in attacco, e quindi se saremo bravi a ribaltare subito la prima parte dei playoff a nostro favore, poi possiamo dire la nostra. Ti ringrazio Giorgio. Grazie a voi. La legge del palambiente, Orzinuovi vince con Pordenone 91-74, il commento di coach Bernardi. Beh, due punti che ci devono dare morale, classifica, poi vediamo i risultati degli altri oggi e nell'ultima giornata. E una partita che ci abbiamo messo un attimino a carburare, a giocare come dovevamo giocare. I primi due quarti siamo stati assolutamente insufficienti in difesa, abbiamo preso mi sembra 46 punti, giusto? E sono troppi. Negli ultimi due quarti abbiamo preso 28 punti e va bene. Infatti siamo riusciti ad essere più aggressivi, abbiamo corso, siamo andati in contropiede, abbiamo messo ancora credo 6 giocatori in doppia cifra, 5 giocatori in doppia cifra, questo vuol dire che la squadra ha nelle sue corde una bella distribuzione di punti, ha pericolosità. Però dobbiamo difendere, dobbiamo stare bassi con le gambe e difendere, passiamo da lì, noi il nostro gioco passa assolutamente da quello. L'impressione vista da fuori è che stai dando minutaggio un po' a tutti, almeno agli 8 giocatori base della squadra, senza scegliere in pratica il quintetto con cui vuoi dare più spazio, dare più affidamento. È una precisa scelta o è solo un'impressione? No, è vero, abbiamo 8 giocatori che sono intercambiabili e sono tutti quanti titolari, abbiamo bisogno di tutti. Questa sera negli ultimi due quarti si sono fatti trovare tutti pronti e la squadra ha giocato bene. Dobbiamo farlo per i 40 minuti, perché altrimenti non andiamo lontano. Se noi difendiamo ci possiamo divertire, ma passiamo attraverso quello. E comunque non dimenticherei il lavoro di Mazzucchelli, per tante partite è stato protagonista, per diverse partite è stato protagonista in campo, si allena sempre bene e lui per me è una certezza. Mi dispiace
che non abbia potuto avere spazio, perché è un ragazzo che si merita, però io conto anche su di lui. Il finale di stagione, una partita ci manca a Trieste e poi i playoff. Eh sì, e poi comincia un'altra storia, un altro campionato. Speriamo di avere un incrocio buono e poi da lì si azzera tutti. E quella, la cosa più importante è quella che dicevo prima, la squadra deve essere intensa, deve avere reattività, deve difendere forte, quella è la strada per vincere le partite. Grazie coach, buon lavoro. Ciao. Ciao. Un piacere avere sempre i nostri microfoni. Coach Ciocca, Orzi Nuovi vince 91-74, un tuo commento? No, peccato, sono le rotazioni che ci hanno un attimino un po' penalizzato, nel senso che la nostra situazione fisica con Nobile fuori, Palombita che in 40 giorni ha fatto due allenamenti e la squadra ovviamente molto giovane, finché abbiamo retto con le rotazioni risicate. Peccato che secondo me non meritavamo un passivo così ampio, avendo giocato tre quarti veramente di altissimo livello, poi l'ultimo quarto siamo un po' crollati appunto per il fatto che le rotazioni erano un po' così e chiaramente poi la forza di Orzi Nuovi in casa, che ha più di 80 punti di media partita, una squadra che in attacco è devastante, oggi lo ha dimostrato. Peccato, però abbiamo fatto tre quarti che ci lasciano anche ben sperare per la partita di domenica prossima, l'ultima. Hai parlato proprio della partita domenica prossima, dovrebbe essere decisiva. Purtroppo non avendo vinto qui adesso non dipende più solo, esatto, più solo da voi. Comunque quello che è da riportare, nonostante una stagione anche dalle notizie che arrivano non certamente facile, sicuramente difficile da gestire, arrivate ancora all'ultima giornata in piena corsa per i playoff. Sì, questa è una soddisfazione, oltre ad aver vinto anche il premio che è molto importante, perché ci siamo connotati anche in questo senso a Pordenone con la squadra che ha fatto giocare più di giovani in campionato, quindi questo è importante, siamo arrivati fino all'ultima giornata a giocarcela. L'aspetto diciamo gestionale lasciamolo perdere, il problema è che abbiamo avuto anche una serie infinita di infortuni, due, tre alla volta anche, che veramente ci hanno veramente devastato da questo punto di vista, però ripeto, cerchiamo di giocarci con grande dignità l'ultima partita, nella speranza anche che ci arrivino buone notizie da Lecco e Montichiari faccia sua la partita, a quel punto arriveremo ai playoff, però anche se non ci arriviamo io non posso, per tutte le ragioni che abbiamo detto finora, non posso che fare un complimento alla mia squadra, che è stata veramente sempre dignitosa, sempre, non si è mai fermata nonostante tante tante problematiche che è inutile adesso dire qui davanti ai microfoni. Ecco, dal punto di vista tecnico sei uno degli allenatori più preparati, così ho riportato io sul giornale di Brescia questa mattina. Che campionato hai visto? Io ti ringrazio, in primo modo, dei complimenti, mi fanno sempre piacere. È un campionato di un livello altissimo nel nostro girone, mentre gli altri gironi purtroppo è stato un livello molto molto più basso. Chiaro, se conti Siena, conti probabilmente Agropoli, conti Rieti, conti Montegranaro, saranno 5-6 squadre in due gironi, in tre gironi, capito? Quindi conti probabilmente Cecina, però il nostro campionato è stato di un livello pazzesco, lo dimostra Orzi Nuovi, che un giocatore come solo Perto, che non sono io certo a scoprire, che l'anno scorso viaggiava a 15 punti, 9 rimbalzi a partita in Silver, gioca in questo momento 20 minuti. Quindi questa è la testimonianza di un roster di Orzi Nuovi, di tante squadre veramente di altissimo livello. Quindi siamo capitati in un girone veramente difficilissimo e a maggior ragione un eventuale playoff, ma anche come dicevi tu, essercela giocata fino all'ultima giornata ci riempie di orgoglio. È chiaro, un po' c'è da recriminare, però noi non molliamo fino alla fine. Sperando poi anche con un colpo di coda di raggiungere questi playoff, sarebbe veramente bello. Ti faccio i complimenti, non ti faccio gli auguri perché portano male. Bocca al lupo anche al Zinuovo. Comunque buon lavoro. Vabbè. Grazie. Ciao, grazie. Arrivederci.